Salve a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati nella rubrica della riscoperta. Quest'oggi tratteremo un film a cui sono molto affezionato. Se gli indizi nascosti nella copertina e nel titolo non vi sono bastati, allora sappiate che loro sono in missione per conto di Dio. Purtroppo so bene che quelli di voi un pochino più giovincelli ancora non avranno capito, molto probabilmente perché questo film non lo avete ancora visto. Se non siete tra i giovani, forse sapendo che il film è del 1980 vi si accenderà una lampadina. No? Allora vi dico anche che il film è stato diretto da John Landis ed è stato scritto da lui assieme a Dan Aykroyd. La trama di questo film è molto semplice. I due fratelli Jake e Elwood, interpretati rispettivamente da John Belushi e Dan Aykroyd, vengono a sapere che l'orfanotrofio dove sono cresciuti rischia di chiudere per via di una multa di $5,000 dovuta a delle tasse non pagate. Per salvare la loro vecchia casa c'è solo un modo: rimettere insieme la vecchia banda. Il film di oggi, che vanta molte stelle dello spettacolo, tra cui Ray Charles, Gab Calloway, James Brown e Aretha Franklin e molti altri, è chiaramente The Blues Brothers. Se veramente non avete mai sentito parlare, potete facilmente recuperarlo da Netflix. Nel frattempo, gustiamoci il trailer. You'd better get bright, pal. We got a show to do. Then we got to figure out some way to collect that gate money. Get it to the Cook County Assessor's office as soon as they open in the morning. Joliet, Jake, and Elwood Blues. Jake Elwood Blues. Two men with a mission. And only 11 days. Mamma mia ragazzi, che bello. Don't come back. Che bella la musica. Until you've redeemed yourselves. Our Lady of Blessed Acceleration, don't fail me now. Tra l'altro questa scena non è in playback, ragazzi, è l'unica non in playback. For me and the Lord, you gotta understand it. We're on a mission from God. Siamo in missione per conto di Dio. Ora capite la frase di prima. Devo essere più cattivo con gli indizi, comunque. Lots of space in this mall. Aretha Franklin. How are you gonna raise $5,000 in 11 days without ripping off somebody? Mamma mia ragazzi, la musica su questo film, che bella. I remain celibate. Ecco Carrie Fisher. Se questo ragazzi è un film che non potete non aver mai visto, dovete vederlo almeno una volta. In realtà come tutti quelli che vi mostro in questa rubrica, ma... In questa scena John Belushi si era anche fatto male al ginocchio. Two guys come in here, black suits, black hats, one carrying a briefcase? Yeah, I just sent them down there. Thank you. John Belushi. John Belushi. Yo, how much for your wife? Dan Aykroyd. After the gig, ragazzi, riconoscete quest'attore? Sì, è quello che ha fatto anche Ghostbuster.
Io la prima volta non lo riconobbi. La prima volta che vidi questo film e anche quell'altro, chiaramente. Ray Charles. You know depreciation, man. Carrie Fisher. I must now kill you and your brother. Aretha Franklin. You're living with me now, and you're not gonna go sliding around with your old white woman friends. Henry Gibson. He better pray the police get to him before we do. And the Blues Brothers Band. The Blues Brothers Band. Ah, questa scena che bella. The Blues Brothers. Are you the police? No, ma'am. We're musicians. Che bello, ragazzi. Fantastico film, fantastico film. Io l'ho anche rivisto recentemente, poco prima di fare questo video, proprio perché era da tanto che non lo vedevo e devo ammettere che è uno di quei film che è invecchiato veramente benissimo, si vede tranquillamente, è fantastico, è veramente veramente bello. Se non l'avete mai visto, non posso che dirvi recuperatelo, soprattutto adesso che ormai per voi da un mesetto l'avranno messo su Netflix, quindi recuperarlo è veramente facile, ma è uno di quei film che non potete non aver mai visto. È veramente veramente fantastico. Bene, passiamo ora a qualche curiosità. Per girare il film furono distrutte ben 103 auto, un record ai tempi. La sceneggiatura originale di Dan Aykroyd era lunga ben 324 pagine, quasi tre volte la lunghezza di una normale sceneggiatura. L'idea era di girare un film in due parti, ma il regista John Landis, in 3 settimane di tagli e di lavoro sul testo, riuscì a ridurre la sceneggiatura ad una sola pellicola. La banda The Blues Brothers fu creata nel 1978 per lo show televisivo Saturday Night Lives. Nello stesso anno pubblicò il suo primo album, intitolato Briefcase Full of Blues. Strano che possa sembrare, la critica in America fu molto aspra e negativa, al contrario di quella italiana che invece lo definì una delle sorprese dell'anno. L'attrice Carrie Fisher, che interpreta l'ex ragazza di Jake nel film, si fidanzò durante le riprese con l'attore Dan Aykroyd dopo che lui la salvò dal soffocamento usando la manovra di Hennig. Durante le riprese della scena d'apertura, le guardie della prigione spararono all'elicottero che stava filmando l'edificio, pensando che stesse spiando la struttura. Ok ragazzi, ci sono molte altre cose che si potrebbero dire su questo film, come ad esempio il suo seguito mal riuscito o il fatto che ha avuto un videogioco. Ma penso che la cosa migliore per adesso sia mettersi comodi e riguardarsi il film. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao tigri!